Grande Fratello, omofobia e razzismo, eliminazione certa per un concorrente? Razzismo e omofobia nella casa del Grande Fratello, ecco di chi parliamo. Ieri è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della 15ª edizione del Cancelletto Grande Fratello NIP, condotta da Cancelletto Barbara D'Urso. Il programma da poco iniziato già si presenta con la prima rovente polemica. Dal web, a gran voce, mettono in risalto alcuni commenti, sui social, omofobi e razzisti da parte di un concorrente, precedenti all'ingresso nella casa Grande Fratello, stiamo parlando di Danilo Aquilone. La sua entrata nella casa più spiata d'Italia ha fatto impazzire i social, il concorrente si è contraddistinto dagli altri, per la sua simpatia e spontaneità. Molti, però, non amano questo ragazzo, che sui social, senza alcun filtro, lascia intendere il suo disprezzo verso gli stranieri e gli omosessuali. Come reagirà la padrona di casa, dopo aver appreso questa notizia? Sarà tutto da vedere. Il giovane ragazzo è nel mirino del web, questo passo falso è una futura eliminazione certa per il concorrente? Altri casi di omofobia al Grande Fratello. Nelle ultime edizioni del Grande Fratello, in particolare la versione a VIP, già ci sono stati fenomeni di omofobia, che hanno portato alla squalifica del concorrente, basti pensare al caso di Marco Predolin. Quest'ultimo, offese Cancelletto Cristiano Malgioglio per la sua omosessualità, in un primo momento la produzione del talk show decise di non prendere alcun tipo di provvedimento, facendo infuriare gli utenti del web. In un secondo momento, a seguito delle continue offese di Predolin, nei confronti di Malgioglio, la produzione espulse definitivamente il concorrente. Daniele Aquilone sarà il nuovo Marco Predolin? I concorrenti del Grande Fratello NIP 2018, ecco chi sono. La casa di Cinecittà, come ogni edizione, ospita ben 17 concorrenti, ognuno con una storia. Nel cast di questa nuova edizione, abbiamo volti già noti, come Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Mori che da sempre viene etichettata con acerrima nemica di Belen Rodriguez e infine, Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, nella versione spagnola. Aida Nizar viene definita come la regina dei reality, difatti, nella versione spagnola del Grande Fratello NIP, ha diviso in modo abissale l'opinione pubblica, molti amavano questa donna per il suo forte carattere, altri non apprezzavano i suoi comportamenti. Inoltre, Aida ha partecipato al Gran Hermano VIP, con Marco Ferri, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, tra i due non c'è molta stima.